Immaginate tutti di non essere più nei salotti delle vostre case, ma di essere improvvisamente in un palmeto meraviglioso, con un sole caldo, mangiando datteri e bevendo tè alla menta. Ecco, siamo in un'oasi. Bene, oggi parliamo della stagione numero 6, quella nella quale ormai impazzito decisi di mettermi in testa le palme e pensare al nostro teatrino, al teatrino Groggia, come ad un'oasi. Oh, ecco qua, vedete un po', Groggia si vestì di oasi, oasi, l'orizzonte in testa. E l'orizzonte mi pare che sia già chiaro in queste puntate qual è. Quello di uno spazio dedicato alla città, alle generazioni, al teatro. Mi viene in mente subito una cosa. Fu l'anno della balera. Sento la nostalgia del passato, dove la mamma mia ho lasciato. Bravi, Romagna mia! Quell'anno abbiamo fatto il primo laboratorio di teatro di cittadinanza, coinvolgendo i cittadini e riflettendo sul tema della balera, un ring, uno spazio dove lavorare sul tema proprio della relazione. Tutto il teatro pieno di nebbia artificiale ha accolto il pubblico e abbiamo fatto una grande festa del teatro. Ma prendiamo il quadernino perché quella di Oasi fu davvero una stagione ricchissima e vediamo un po' che cosa mi ero appuntato. La balera che vi ho detto, la macchina della nebbia con Gaugi, il nostro tecnico. Ah, quella volta Marcello Chiarenza fece in residenza l'Odissea, il terzo spettacolo di Marcello Chiarenza per i piccoli al Groggia. E poi il Festival dei Matti, dove di consueto ogni anno facciamo una giornata speciale e un laboratorio. Ah, Katie Grunke con Cucù, che decise insieme a noi di fare uno spettacolo per i più piccoli, per la fascia del nido. Una delle poche realtà in città che fa spettacoli per questa età, siamo proprio noi. Ha un concerto al buio da bendati, di connessioni sonore, ha l'Otello bellissimo del nostro Carlo Decio e poi un laboratorio del Lemming. Ah, ecco, gli amici del Lemming erano tornati, non me lo ricordavo più. E poi la tombola con la Nora Fuser. Beh, insomma, mi pare che qui stiamo proprio dando i numeri: 7, 8, 48, 58. Ma la vostra oasi? Qual è in questi giorni? Cucina, salotto, camera da letto, bagno, un buon libro, un ottimo piatto da mangiare o uno spettacolo di teatro da gustarsi intanto alla TV?